Ma abbiamo sicuramente la volontà di improntare la legislazione a questo tema che riteniamo fondamentale. Già in passato si sono investiti molti soldi, dobbiamo proseguire in questa direzione ed investire una cifra che sia compatibile con le principali regioni a livello mondiale, perché è nella ricerca e nell'innovazione il futuro della nostra economia. Dobbiamo superare il 3%, sicuramente. Senta, a Torino i 5 Stelle litigano sulle Olimpiadi. Ci può essere spazio per Milano? Mai si deve ottenere un successo da un litigio altrui, però se loro non sono decisi, noi lo siamo, questa è l'unica cosa sicura. Noi siamo assolutamente decisi, Sindaco Sala ed io, perché riteniamo che anche le Olimpiadi siano un momento importante. I ministri dei 5 Stelle comunque stanno spingendo l'ipotesi Torino a partire da Toninelli. I ministri leghisti? Non lo so, non ho parlato con nessuno, perché noi cerchiamo di fare i discorsi in modo istituzionale, per cui noi abbiamo rispettato e stiamo rispettando quella che è la procedura. Abbiamo depositato un nostro piccolo progetto e adesso aspettiamo che il governo si esprima, quindi non facciamo certamente pressioni di carattere partitico, perché riteniamo di essere comunque i migliori, quindi non ne abbiamo bisogno. Presidente, sulle Olimpiadi c'è accordo col sindaco Sala, però l'altro giorno lui si è autodefinito l'anti-Salvini di Milano. Lei come pensa di questa affermazione? Penso che ci sono modi migliori per evidenziare la propria capacità. Io lo valuto per le Olimpiadi, per i progetti comuni. Essere l'anti-Salvini è un'affermazione che in questo momento sicuramente paga, perché Salvini è il politico più rilevante, per cui non ci sono dubbi che contrapporsi a lui è un modo per acquisire un po' di visibilità. Quanto invece alle comunali, è venuta fuori l'ipotesi che alcuni comuni del Nord Milano vorrebbero addirittura confederarsi, diciamo, per fare una sorta di accerchiamento a Milano, visto che ormai il centrodestra in periferia vinto in molti comuni. Si vince senza tattiche particolari, si vince perché il centrodestra è l'unico aggregazione che amministra bene, che sa, che ha le idee chiare sul futuro, che dice le cose che la gente vuole sentirsi dire, che fa le cose che la gente vuole vengano fatte. Grazie. Un giudizio sulla sentenza UEFA del Milan, ieri il sindaco Sala. Non è ancora uscita? Il sindaco Sala ha parlato di una grave ingiustizia nel caso, lei cosa ne pensa? Tutto ciò che va contro il Milan è sicuramente sbagliato ed è un'ingiustizia, per cui mi auguro che l'Europa una volta tanto riesca ad emettere una sentenza che non penalizzi il Milan. Sulle nuove voci di un proprietario americano? Io credo che sia necessario trovare equilibrio per il Milan, trovare una situazione che gli consenta di giocare e basta, di non essere distratto da altre cose.